adesso dobbiamo staccare gli occhi dal soggetto e dobbiamo guardare solo il quadro. Ogni tanto mi vedete sfregare la mina su un foglio perché la mina, alcune volte all'interno dell'impasto, ha delle impurità che mi possono graffiare la carta. Quindi, quando sento che incomincia ad avere problemi nello sfregamento, cerco di togliere queste impurità sfregandola nella carta. E, come vedete, si utilizza la gomma per dare delle luci, soprattutto qui nell'aglio, perché ci sono queste rigonfiature, fenditure nella parte esterna degli spicchi e poi alcune, diciamo, rigonfiamenti, protuberanze che ci sono nella mela e nella pera, perché, come avrete capito, insomma, non sono proprio tanto fresche, sono è una frutta che è di qualche giorno, anche perché è qualche giorno che la ritraiamo dal soggetto principale. Quindi a questo punto diciamo, il disegno deve funzionare, quindi stacchiamo gli occhi dal soggetto, facciamo qualcos'altro, non guardiamo più il soggetto e guardiamo questo e ci incominciamo a chiedere: questo mi assomiglia ad uno spicchio d'aglio, questo mi assomiglia ad una mela, eccetera, eccetera. Se la risposta è no, dobbiamo insistere affinché chiaramente questo, diciamo, all'incirca vi assomigli. Ripeto sempre che questa è grammatica del disegno, quindi non usiamo né sfumini né niente, dobbiamo ottenere tutto per mezzo di linee a 45 gradi, però è chiaro che il soggetto, bene o male, deve assomigliare a quello che è l'originale. Nel caso in cui non vi assomigliasse, prendiamo l'oggetto e ce lo guardiamo da vicino. Come al solito, se vi è piaciuto il filmato, lasciate un like oppure iscrivetevi al mio canale YouTube, alla mia pagina Facebook o al mio profilo Instagram. Ciao e alla prossima.